Oggi sei preoccupato, Tria? Sì. Oggi sì, ragazzi, Juventus Milan, preso malissimo. Preso malissimo perché ci manca mezza squadra. E di sicuro sti qua hanno imparato la lezione da maggio. Sì, è vero che siamo stati davanti 202 minuti su 270, ma la palla è tonda, il Milan ha tutti rotti. First time. Allora, Szczęsny in porta, Danilo, Bonucci, Chiellini, Alessandro, Cuadrado, Bentancur, Locatelli e Rabiot a centrocampo. Dybala e Morata, 4-4-2 di Allegri. Magnani in porta, Tomori terzino, Kjær, Romagnoli, Hernandez, Tonali e Kessié. Davanti Selemaker, Diaz, Rafael Leão e Rebic. Panchina per Bennacer, per Ballo Touré, per Kalulu, per Florenzi e, per fortuna, per Pellegrini. Per fortuna faccio la nota al lavoro, quindi posso guardarmi la partita. Ma anche lì, Tomori, invece che fargli fare il terzino destro, devi giocare con la difesa a 3. No, sono organizzata bene e Leao e Brahim Diaz hanno saltato due volte a testa l'uomo e l'hanno saltato in maniera direi anche molto 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 bella. Dai, Tonali della bandierina, dai. Mamma che sì, no, Morata lanciato in porta, no! Morata lanciato in porta, no! No! Ma che cazzo! Ma l'uomo dietro! L'uomo dietro! L'uomo dietro! Ma che gol di merda si è preso! Prima è capitato di Rebic che cerca di servire Kessié, capitato di Kessié che non va sul pallone, ma poi con la velocità esplosiva che c'ha Theo Hernandez, mi spieghi perché gli va a cercare di andare, di intervenire da dietro invece che. E qua Maignan, vabbè, prova a uscire, gli fa il pallonetto e. Cioè, capisci anche tu che Maignan è il meno responsabile di tutti in questo gol. Che palle, raga. Quando le cose vanno tutte bene, deve arrivare l'inculata. Oh, Diaz, ma che cazzo, tiri da 54 metri. Cioè, raga, abbiamo preso gol in 10. In 11 contro 10 abbiamo preso gol. Rabiot stava fuori. Anche l'anno scorso perde con la Fiorentina. Perde di qui, perde di là. Va contro di noi e ci dà 3-1. Ma che lancio di merda! Ma che lancio di merda! Ma che lancio di merda! Chi cazzo è stato, Tomori? No, ma che. Ma che sì! Kjær fa un mezzo intervento. La spada sa che sì. Che pensava fosse fallo? La lascia rotolare in calcio d'angolo. Ma siamo abominevoli, ragazzi! Sì, vabbè, Leo, ma se rallenti l'azione, però. Sbrodolata di Alessandro. Né Selemaker né Tonali ci vanno. Incredibile! Cioè, sbagliamo noi, prendiamo gol. Sbagliano loro, gli diamo l'opportunità di rimediare all'errore. Cioè, siamo incredibili. Alessandro Morata, tra poco fa gol di tacco Morata. Raga, gli stiamo lasciando fare quel che cazzo vuole a Morata là davanti. Ci stiamo a capire un cazzo. Guarda, tre uomini dietro la Juventus. Durante il calcio d'angolo è così difficile, tre uomini dietro. Romagnoli, vediamo la cappellata. Passare la palla a Szczęsny. Grossagliela proprio in faccia. Theo Hernandez, che palla che ha sbagliato, perché sì, ma è una palla che anch'io gli avrei dato. L'ha passata Locatelli. Raga, stiamo giocando peggio del Milan di Bacca. Stiamo giocando peggio del Milan di Brocchi. Almeno quando c'era Brocchi o Montella allo stadio si perse 1-0 al 97esimo per rigore inventato. Qua sti cazzi. Mamma mia, raga. Mamma mia, che schifio. Perché Tonali tiri? Perché Tonali tiri? E perché tiri un'altra volta? T'hanno regalato la palla, c'è la difesa aperta e ritira. Ma che fallo di merda, Salemakers. Che fallo di merda. La Juventus doveva ricominciare l'azione da capo. E sullo scarico di palla di Dybala si è andato a fare un fallo di merda inutile. Un fallo di merda. Salemakers cross in mezzo laterale. Che schifo. Io da fondo giustissimo. Rabiot non rompere i coglioni. Da rigore sono passati al calcio d'angolo. Non rompere i coglioni. E poi qua che sì, come si perde Morata. Ma che schifo. Allora, è uno spalla a spalla. Quindi se chiami rigore sei veramente una testa di cazzo. Ma si è visto fin qua che non è né rigore e nemmeno calcio d'angolo. Prova per Kjær, fantastico. Dai, un altro rotto. Porca puttana. Subito si è girato verso la panchina. A parte potresti far entrare Florenzi volendo. Metti Tomori centrale. Porca puttana. Ragazzi, oh, è un calvario. Un altro rotto. Siamo
al 19 settembre. Abbiamo 5 infortunati, ma è normale, è normale. Bella questa palla per Leao, che viene regalata un'altra volta a Locatelli. Grande, grande Romagnoli, cazzo. Accoppalo quel tuffatore di merda, Quadrado. Accoppalo quel tuffatore di merda. Intervento regolarissimo, quindi Quadrado non rompere i coglioni. Alessandro per Morata. No, no. Ma perché ste incursioni? Non facciamo un minimo d'attenzione. C'è in tre ad attaccare Dybala e gli regaliamo anche la rimessa laterale. C'è, ma che... Cioè, ma se si gioca così ho paura di affrontare il Venezia mercoledì, eh. Ma siamo seri, signori. E un altro fallo. Un altro fallo. Ma basta di fare sti falli. Che ci sono tutti, eh. Ma basta di fare sti falli. Basta. Tomori, Rebic. Eh beh, pensaci di più, no? Pensaci di più, Rebic. Pedonali, vaffanculo. Pensaci di più, Nara, col pallone, Rebic. Pensaci di più. Pensaci di più. Bastava scaricare dietro a Leao. C'era Brahim Diaz nel centro dell'area. Due di recupero, perfetto per non concludere ancora un cazzo. Vai dentro, vai dentro. Vai dentro significa consegna la palla a Szczęsny. Brahim Diaz palla per Rebic che andrà a Szczęsny. No, va direttamente a Bonucci che poi va a Szczęsny. Perfetto. Fine primo tempo. Un gol regalato. 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 Poteva essere 0-0. Andava in riposo tranquillo, invece no, sti cazzi. Altri 45 minuti di merda adesso. Si inizia la seconda parte di merda. Iniziamo passando noi, lanciamo un momento, ma perdiamo palla. Fantastico. Da prendere a mangiare, va. No, non si prende più, porca puttana. Mamma mia che... No, vabbè, dai, raga. Non ci fa fare un inserimento e ci tolgono. Che squadra di merda. Tomori, ma che cazzo di tiro fai da centrocampo? Ben piazza, l'ultimo tettone che ha toccato tutti i terzi. Incredibile, cioè veramente orribile. Fernandez, ma poi... Se fosse San Siro terzo anello, da 40 metri, ma come si può? Sale Meggets. Ben Diaz giù in area, non c'è un cazzo, non c'è un cazzo, qua devi tirare. Appena ti sposti la palla, non la devi spostare. Devi tirare. Devi tirare. Tirare. Madonna che passaggio di merda. In due non ci sono andati. In due non ci sono andati. E poi fallo di Calulu. Ma porca puttana. Ma come si fa? Anche Vitoni non reagire, no? Di Bardi provoca. Buttati pure in terra. E va a fare un altro fallo. Basta. Basta. Calcio d'angolo, Pattonali. Madonna che partita di merda, raga. Che partita del cazzo, dentro Rebic. Sì! Che partita del cazzo! Ante Rebic! Sì! Sì! Quando eravamo morti! Quando eravamo morti! Quando eravamo morti! Salta più in alto di tutti! Salta più in alto di tutti, Ante! Saltaci! 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 Qua manda a patate un marcatore, che è Locatelli, rimasto fermo e la schiaccia nell'angolino. Bene così, bene così, bene così! No! T'ha fatto un cambio di campo perfetto, Bennacer per Calulu! Non ha fatto lo stop, era solo! Tonali, Bennacer, che palla ha perso! Vai, dai Rebic, dai Rebic, dai Rebic! Calcio quel sinistro! Curva, meta! Giochiamo rugby, meta! Che poi dici mi manca l'occasione, ma le occasioni ce l'abbiamo! Guardate, 7 minuti io firmo il pareggio. Palla dentro, Vegna non esce, Rabiot fa sponda, Ken fuori! Bella, vai in Matteo! Calulu! Calulu! No! Come hai fatto a mangiarti sto gol, Calulu? Ah, la parata Szczęsny, posizione vabbè, regolarissima! Fernandez la liscia, mamma mia! Fernandez, che partita di merda che sta facendo Fernandez. Perde palla, fa fallo, fa fare gol, fa tutto. Tutto quello che può sbagliare lo sbaglia Fernandez. No, Danilo no, Rabiot no. Rabiot ce l'ha già messo e stavolta per fortuna l'ha messo in tribuna. Te di recupero, guarda, va bene, per me ne puoi dare anche due. Non c'è problema.
Bello, dai, dai, Rebic, Rebic, siamo in vantaggio, c'è Florenzi, sei in area, Florenzi, tira! Per chi sei a crossare? Hai fatto 94 gol con la Roma da fuori area, dappertutto, sei andato a centrocampo col Barcellona, sei in area, a 9 metri dalla porta, spostato, vai a fare il cross. Finisce qua, va bene così ragazzi, anche troppo, anche troppo. Ci si vede mercoledì. Per Milan Venezia.